è un'emozione enorme. E poi, alla fine di questo viaggio vorrei, non posso neanche condividere o dire questo premio dedico a, vorrei, se mi date, concedete proprio qualche momento, concedete per dedicare, poche parole a una persona che, insomma, è nell'apice dei miei pensieri, come dice Dante, che è in paradiso la mia mente, che è, diciamo, qui in sala stasera, la mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi, alla quale. Alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio perché questo premio è suo, è tuo, ti appartiene, lo sai, e quindi lo dedicherai tu a chi vorrai. È tuo. Questo premio abbiamo fatto tutto insieme, l'ha detto Jane, che è anche una cara amica, oltre che, come ripeto, una meravigliosa regista. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, quante sono lì, produzione, interpretazioni, ideazioni dei film, e quindi sono per 25, 30, 40 anni ininterrotti di lavoro, quanti film abbiamo fatti, che poi come si fa a misurare il tempo in film, anche se io conosco una sola maniera di misurare il tempo, con te e senza di te. Questa è la mia maniera di misurare il tempo, l'ho sempre stata. E allora veramente non te lo posso dedicare, però ecco, possiamo fare così, ce lo possiamo dividere, io mi prendo una parte, io mi prendo la coda per manifestare la mia gioia, diciamo, per farvi vedere la mia allegria e il resto è tuo, le ali soprattutto sono tue perché se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, al tuo talento di attrice, quante cose ho imparato osservandoti recitare sul set, alla tua femminilità, al fatto di essere donna che le donne, come si sanno, qualcosa che noi uomini non comprendiamo, veramente un mistero senza fine bello che non comprendiamo. Aveva ragione Groucho Marx quando diceva: gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. Aveva ragione, ed è la verità, ed è così. Io non ce l'ho fatta ad essere come te, Nicoletta. E quindi, guarda, è tutto grazie alla tua luce. Se qualcosa di bello, di buono, ripeto, ho fatto nella mia vita è stato sempre attraversato dalla tua luce. Quanta luce emani! La prima volta che ti ho conosciuta, ricordo, emanavi talmente tanta luce che ho pensato che il nostro Signore, facendoti nascere, avesse voluto adornare il cielo di un altro sole. Guarda, è stato proprio quello che si dice un amore a prima vista, anzi, a ultima vista, anzi, a eterna vista. Grazie a tutti. Grazie e che Dio vi benedica. Arrivederci.